Ecco, qui è stato fatto già un intervento, vi erano infiltrazioni d'acqua. Probabilmente sì, in passato sicuramente che hanno deteriorato i ferri. Questo è l'ultimo piano Sì. praticamente. State mettendo a norma la linea antincendio Sì. pure, no? Così. Qui ancora abbiamo la macchina che non si riesce bene il tipo di intervento che è stato fatto. Qua pure state. Qua pure, questo è l'ultimo piano. Questo ultimo piano è stato completamente consolidato, sono stati smontati tutti quanti i Quindi c'è solo cartongessi, una pitturata consolidati, adesso, sì, sono una. tinteggiati, Sì. contiamo di farlo entro oggi. Quindi quando è che dovete consegnare, I diciamo? termini di consegna erano previsti per il 4 di dicembre. Noi speriamo per il 9-10 comunque di Di consegnarlo, consegna, tutte le vabbè, una opere settimana appaltate, di sì. ritardo, diciamo. Questi sono i bagni. E qui stanno facendo anche dei lavori dove c'è poi il loggione esterno. Qua avete già consolidato, sì, sì. sia qui che internamente. Ma qui ci vuole Bisogna rialzare rialzare il muro, l'avanzale, sì, il sì, perché parapetto. non è a norma, è basso. Sì. Assolutamente no. E stiamo provvedendo a impermeabilizzare tutta la parte vecchia, Sì. dove ancora Sì. esistono copiose le infiltrazioni di acqua. Con questi. È una guaina Una particolare, guaina che serve con a. ardesia sulla parte sull'estremità Quindi superiore, lo fa su tutto il che su tutto il terrazzo. terrazzo, anche su questa parte qui, Sopra sopra anche. anche, sì. Bisogna provvedere ancora a ripristinare Ma qui non è stato mai messo un, come si dice, un filo di calce negli anni. i probabilmente sarà stato messo, ma da parecchio non veniva più messo. Sì. E quindi anche i cornicioni sono. Ecco, questa è la scuola media Carducci. Sotto quella palestra vi era la piramide tronca con 2000 cadaveri, con 2000 nostri compatrioti fucilati da Cialdini. E il liceo sta lì in fondo, guardate, la sede principale. Ecco, speriamo che questi lavori finiscano per il 10 di dicembre e questi ragazzi possano. Percorrere le aule di questa succursale in modo che non facciano più i doppi turni.